Buongiorno a tutti. Nella lezione di oggi continuiamo a parlare della Chiesa della Controriforma. Nella scorsa videolezione siamo arrivati fino alla convocazione del Concilio di Trento, quindi questa grande assemblea della cristianità che si tiene tra il 1545 e il 63 e che negli scopi originari doveva servire per ricomporre la frattura tra cattolici e protestanti, ma che in verità, come abbiamo detto, ben presto si trasforma in un concilio solamente cattolico, perché i protestanti ben presto abbandonano i lavori del concilio. Sarà nel Concilio di Trento, quindi, che la Chiesa cattolica raccoglierà la grande sfida di combattere l'eresia protestante e rispondere alle esigenze di rinnovamento che anche al suo interno erano molto forti da tempo. Noi abbiamo visto nelle scorse lezioni che la sfida di Lutero e degli altri riformatori della Chiesa Cattolica fu soprattutto una sfida dottrinale. Abbiamo visto tutta una serie di punti affrontati da Lutero, la critica delle indulgenze, il principio di sola fide, il sacerdozio universale. Quindi la Chiesa Cattolica doveva innanzitutto rispondere a tutte queste, a questa interpretazione del cristianesimo di Lutero. E quindi uno dei primissimi problemi che affronta il Concilio di Trento è quello di sistemare la dottrina cattolica. Vedremo come questa sistemazione sarà più che altro una riaffermazione con forza di tutti i principi che già la Chiesa Cattolica portava avanti da secoli. E vedremo come infatti verranno rifiutate sistematicamente tutte le idee luterane, partendo dal principio di sola fede e sola scrittura. Per vedere che cosa la Chiesa Cattolica riafferma, ci aiutiamo con uno schema. Abbiamo quindi visto che uno dei principi cardine del luteranesimo era la sola fede, nel senso che l'uomo si salva solamente grazie alla sua fede, solamente sperando nella grazia divina. Questo principio a sua volta si basava sull'assunto che l'uomo è irrimediabilmente corrotto dal peccato originale, quindi è peccatore, quindi non può in alcun modo fare del bene per guadagnarsi la salvezza. Allora ecco che la Chiesa Cattolica a Trento ribadisce un principio cardine, cioè che il peccato originale dell'uomo in verità è cancellato dal battesimo. Nel momento in cui un uomo viene battezzato, un bambino viene battezzato, è immacolato dal peccato, il peccato originale è cancellato e dunque, grazie al battesimo e grazie al sacrificio di Cristo che ha redento l'umanità dal peccato originale, ecco che allora che l'uomo può, secondo la Chiesa Cattolica, contribuire alla sua salvezza. In che modo? Osservando i precetti divini, i precetti della Chiesa ed è qui e comportandosi in maniera buona. Ecco che quindi anche a Trento la Chiesa Cattolica ribadisce un'altra cosa, che le opere buone sono valide, sono utili al fine della salvezza. Altra cosa che Lutero negava, il fatto che non ci si può salvare tramite le opere, no, la Chiesa Cattolica dice che sì, ci si può salvare grazie alle opere, è necessaria la grazia divina, ma è necessario anche che l'uomo si comporti in maniera corretta. Oltre a questo la Chiesa andrà a ribadire la validità di tutti i sette sacramenti, visto che Lutero considerava validi solamente quelli contenuti nei testi sacri, cioè il battesimo nell'Eucaristia, invece la Chiesa cattolica ribadisce che tutti i sette sacramenti sono validi, così come viene ribadita la legittimità del dogma della transostanziazione, cioè il fatto che durante la celebrazione, durante la consacrazione, il pane, l'ostia, diventa effettivamente corpo di Cristo. L'altro principio è base della dottrina luterana, quello che abbiamo detto della sola scrittura. Anche questa viene rifiutata perché la Chiesa Cattolica ribadisce la necessità che ci sia qualcuno a mediare tra Dio e l'uomo. E questo qualcuno, questo qualcosa è la Chiesa e sono i sacerdoti. Quindi di conseguenza la sua scrittura non è un principio non valido. Lutero affermava che ognuno è sacerdote di se stesso, il sacerdozio universale, perché se la scrittura, il testo sacro è l'unica fonte di verità e la Chiesa non è fonte di verità, secondo quanto diceva Lutero, allora tutti dovevano avere accesso al testo sacro. Invece no, per la Chiesa cattolica deve esistere qualcuno che interpreti il testo sacro e che spieghi al popolo il testo sacro, questo qualcuno è quindi la Chiesa. Trento quindi ribadisce il divieto per chiunque di interpretare i testi sacri in maniera diversa da quanto stabilito dalla Chiesa. E questo poi porterà come conseguenza anche il rifiuto di tradurre la Bibbia
nelle lingue volgari, come Lutero aveva fatto col tedesco, e di celebrare le funzioni religiose nelle lingue volgari. Infatti, il Concilio di Trento ribadisce l'importanza del latino. Dopo di questo, ovviamente, Lutero aveva messo in discussione l'autorità del Papa, che viene fortemente riaffermata, così come viene riaffermata la validità delle decisioni che la Chiesa aveva preso nel corso dei secoli. Quindi tutto ciò che era extra testo sacro, ne viene confermata la validità, e quindi, gli ultimi punti, se tutto ciò che aveva nella Chiesa stabilito nei secoli è valido, ecco che il Concilio di Trento ribadisce l'esistenza del purgatorio, che Lutero aveva negato, e se esiste il purgatorio, ecco che viene ribadita la validità delle indulgenze, che erano state la pietra dello scandalo che aveva dato inizio alla Riforma protestante, e ribadisce tutta un'altra serie di attività, diciamo, di devozione, come il culto dei santi, anche questa altra cosa negata da Lutero, e l'utilità dei pellegrinaggi per conquistarsi, anche in questo caso, dei meriti per diminuire il tempo da passare in purgatorio per poter poi accedere al paradiso. Abbiamo quindi visto come a livello dottrinale la Chiesa del Concilio di Trento non cambia nella maniera più assoluta rispetto alla Chiesa precedente, rifiutando tutto ciò che aveva detto Lutero, tutte le interpretazioni del cristianesimo di Lutero, considerandole eretiche, e riaffermando con forza tutta una serie di principi cardine su cui si basava da secoli. Se dal punto di vista dottrinale la Chiesa non cambia, è vero però che cambiarono con il Concilio di Trento alcune pratiche, nel tentativo di dare un nuovo volto alla Chiesa, nel tentativo di rispondere a quelle esigenze, a quelle istanze di rinnovamento e a quelle critiche che riguardavano soprattutto la moralità del clero. Per capire questo aspetto, adesso facciamo una piccola lettura, che andremo a vedere alcuni dei decreti del Concilio di Trento per cercare di capire in che cosa la Chiesa tenta di rinnovarsi. Decreti di riforma del Concilio di Trento. I prelati devono risiedere nelle loro chiese. Se faranno diversamente, si rinnovano contro di loro le pene dell'antico diritto e se ne stabiliscano delle nuove. Il Santo Concilio, volendo accingersi all'impresa di ristabilire la disciplina ecclesiastica molto rilassata e di correggere i costumi corrotti del clero e del popolo cristiano, ha ritenuto che si dovesse cominciare da coloro che presiedono alle chiese maggiori. Perciò non saranno assunti se non coloro che ne saranno degnissimi, nella cui vita dalla giovinezza fino agli anni più maturi, applicata lodevolmente agli esercizi della disciplina ecclesiastica, offra testimonianza favorevole alle loro persone, ammonisce e vuole che siano ammoniti tutti coloro che sotto qualunque nome e titolo sono preposti alle chiese, affinché veglino, come l'Apostolo comanda, s'affatichino e adempiano il loro ministero. Ma sappiano che essi in nessun modo possono adempierlo se, come dei mercenari, abbandonano il gregge al loro affiliato e trascurano la custodia delle pecore, del cui sangue chiederà conto il supremo giudice, poiché è certissimo che non può essere ammessa la scusa del pastore se il lupo mangia le pecore e il pastore non lo sa. Ecco come in questo primo articolo che abbiamo letto si fa riferimento a uno dei più grossi problemi della Chiesa, cioè il fatto che i prelati, i vescovi, i parroci non risiedevano nelle diocesi e nelle parrocchie. Intendevano essere lontani dal popolo a loro affidato e quindi non si occupavano della cura delle anime. Ecco che invece il Concilio di Trento ribadisce il fatto che no, vescovi e prelati e parroci devono risiedere nei territori di loro competenza. Come erigere il seminario dei chierici, specialmente poveri? Cosa da osservarsi in questa lezione? Dell'educazione dei chierici da promuovere alle chiese cattedrali e maggiori. Poiché l'età degli adolescenti, se non viene rettamente educata, è prona a seguire i piaceri del mondo, e se non si forma fin dai più teneri anni alla pietà e alla religione, non potrà già mai perseverare nella disciplina ecclesiastica, il Santo Concilio stabilisce che tutte le chiese cattedrali, metropolitane e maggiori di queste, a seconda dei mezzi e dell'ampiezza delle diocesi, siano tenute a nutrire, educare religiosamente e istruire nelle discipline ecclesiastiche un certo numero di fanciulli della stessa città o diocesi, o, se non sono molto numerosi, della provincia, in un collegio che il vescovo sceglierà a questo scopo presso le sue stesse chiese o in un altro luogo conveniente. Ecco che in questa, che è una delle ultime sessioni del Concilio di Trento, si cerca di dare risposta a un altro grandissimo problema, cioè la corruzione del clero, il fatto che molti parroci o anche altri prelati non fossero adeguati, non avessero una moralità, una
un comportamento adeguato alla carica ricoperta, e quindi per ovviare a questo problema il Concilio di Trento stabilisce, istituisce i seminari, quindi dei collegi in cui giovani destinati a essere avviati alla carriera ecclesiastica devono essere formati fin dalla giovane età, in modo da arrivare pronti, preparati a livello morale, a livello dottrinale, al compito a cui erano destinati, e quindi che non capitasse più che persone indegne ricoprissero queste cariche. In che modo i vescovi devono visitare le loro diocesi? Tutti i patriarchi, i primati, i metropoliti e i vescovi non tralasciano di visitare la propria diocesi o di farla visitare dal loro vicario generale. Le visite abbiano come fine precipuo di debellare le eresie e di stabilire una dottrina pura e ortodossa, di conservare buoni costumi e correggere i cattivi, di stimolare con esortazioni e ammonizioni il popolo alla religione, alla pace e alla purezza della vita, e di regolare tutte le altre cose che la prudenza dei visitatori giudicherà utili e necessarie per il progresso dei fedeli, nella misura in cui lo esigeranno i tempi, i luoghi e le occasioni. Ecco che qua invece si stabilisce non solo che i vescovi devono risiedere nella propria diocesi, ma che devono dedicarsi anche alle cosiddette visite pastorali, devono visitare le loro diocesi, devono percorrere le loro diocesi. A quale scopo? Quello esplicitato di debellare le eresie, di verificare che nella loro diocesi non ci siano focolai di eresie. Questi sono alcuni dei casi che vediamo rispondono molto a quelle esigenze che abbiamo già visto nella scorsa lezione, che già Gasparo Contarini aveva proposto negli anni 30 e 500 nel suo Consilium de Emendanda Ecclesia. All'epoca tutti i consigli di riforma non erano stati accolti, però verranno accolti qualche anno dopo, quasi completamente, proprio nel Concilio di Trento, da questi decreti. Ed è soprattutto per questo motivo che, già abbiamo detto l'altra volta, questo periodo, oltre che con il termine controriforma, può anche essere conosciuto col termine di riforma cattolica, perché effettivamente la Chiesa al suo interno si rinnova, se non dal punto di vista dottrinale, dal punto di vista morale e comportamentale. Questo schema ci riassume tutte le decisioni del Concilio di Trento in questo senso. Alcune le prime le abbiamo già viste nel testo precedente. Il Concilio di Trento stabilisce l'istituzione dei seminari, stabilisce che vescovi e parroci devono essere residenti nei territori di loro competenza, e stabilisce l'obbligo per i vescovi di effettuare visite pastorali. Oltre a questo, cos'altro verrà deciso? Verrà deciso il divieto di cumulo dei benefici, cioè anche questo era stato una delle cose che aveva dato inizio alla riforma protestante, il fatto che un vescovo non poteva presiedere a più di una diocesi. Oltre a questo viene ribadito con forza l'obbligo del celibato, cosa che invece non c'era nella Chiesa, non ci sarà nella Chiesa luterana. E viene dato anche un altro importante compito invece ai parroci, quello di tenere i cosiddetti registri degli stati d'anime, cioè dei registri in cui venivano appunto riportati per ogni parrocchiano tutti i sacramenti che venivano impartiti, cioè tutti i battesimi, tutti i matrimoni, tutte le unzioni, funerali, così. In questo modo un parroco poteva avere completamente sotto controllo la situazione dei suoi parrocchiani, poi di conseguenza, se lo aveva il parroco, anche i vescovi potevano avere accesso alla situazione sacramentale di tutti i fedeli. E infine, a sancire questo rinnovamento, il Concilio di Trento stilerà il nuovo catechismo della Chiesa Cattolica, in cui verranno da un lato riaffermate tutte le verità dottrinali che abbiamo visto, dall'altro anche sancite queste esigenze di rinnovamento che adesso abbiamo riportato. Possiamo dire che effettivamente la Chiesa Cattolica trasse un netto beneficio da questi decreti di riforma, perché effettivamente ci furono degli effetti positivi, i vescovi davvero aumentarono il loro impegno nelle diocesi, e i seminari iniziarono a funzionare a pieno regime. Il simbolo un po' di questa nuova fase di riforma cattolica fu l'arcivescovo di Milano, Carlo Borromeo, che nella seconda metà del Cinquecento si impegnò in maniera molto importante nel visitare costantemente la sua diocesi, nell'occuparsi della cura d'anime dei fedeli di una delle più importanti diocesi del mondo. Fu un impegno che soprattutto portò a un'effettiva moralizzazione del clero, che aumentò decisamente di livello culturale e anche comunque un maggior controllo dei fedeli. Perché l'ultima cosa di cui dobbiamo parlare oggi è il fatto che
questo comunque rinnovamento fu sempre finalizzato a consolidare la religione cattolica e cercare di combattere l'eresia protestante. Perché contemporaneamente, mentre il Concilio di Trento riaffermava la dottrina e tentava comunque di rinnovarsi, nello stesso momento comunque la Chiesa si cerca di dotare di strumenti per combattere ed evitare l'ulteriore diffusione delle dottrine riformate. Tanto che comunque la Chiesa del Concilio di Trento, la Chiesa contro Riforma, fu una Chiesa profondamente intollerante rispetto ad altre interpretazioni del cristianesimo. Noi abbiamo visto che la riforma si era già diffusa a macchia d'olio in Europa, in Germania, in Francia, nei Paesi Bassi, in Gran Bretagna, nel nord Europa, e l'Italia non era stata esente, non era stata immune da questa diffusione. In Italia, sin dagli anni 30, possiamo dire, circolavano sotto traccia diverse forme di eresia, di dottrine riformate, tanto che in Italia era molto diffuso il cosiddetto fenomeno del nicodemismo, cioè, sapendo che in Italia era molto più difficile professare una dottrina non cattolica, molte persone facevano finta di professarsi cattolici, ma in verità di nascosto professavano dottrine, accoglievano dottrine riformate. E queste dottrine a volte erano anche molto radicali, si diffondono idee contro la Trinità, per esempio. Ecco, per combattere questo fenomeno, quindi diciamo per arginare la diffusione della riforma, soprattutto in Italia, che era la patria, possiamo dire, del cattolicesimo, già dal 1542, quindi ancora prima del Concilio di Trento, Roma si dota di un nuovo tribunale dell'Inquisizione, il cosiddetto Sant'Uffizio. Ora, noi sappiamo che l'Inquisizione esisteva già dal Medioevo, in verità, qui non era una cosa completamente nuova, ma rispetto a prima questa nuova Inquisizione è un po' diversa perché in verità è un organo ancora più dipendente da Roma e dal Papa rispetto in precedenza. Ad esempio, i giudici inquisitori, che in precedenza erano soprattutto parte dell'ordine mendicante, soprattutto domenicani, in questo caso invece gli inquisitori non sono più dei frati, ma sono dei cardinali, quindi dipendenti direttamente da Roma. E mentre l'Inquisizione lavorava, diciamo, quando prendeva le sue decisioni e poi consegnava al potere politico gli eretici per far sì che a loro fosse comminata la giusta pena, in questo caso formalmente funziona ancora allo stesso modo perché la Chiesa non ha il potere di mettere a morte, ad esempio, una delle persone, ma spesso di fatto questo succedeva, nel senso che, soprattutto in Italia, l'Inquisizione si impone sopra il potere politico. Quindi diciamo una nuova Inquisizione. L'altro strumento che lavora in parallelo all'Inquisizione sarà dal 1559 il primo indice dei libri proibiti. Che cos'è un indice dei libri proibiti? È un elenco che veniva stilato e aggiornato periodicamente in cui vengono elencati tutta una serie di libri, appunto, che non potevano essere stampati e quindi non potevano essere posseduti. Chiunque veniva trovato in possesso di un libro posto all'indice era passibile di eresia e quindi a sua volta poteva finire nelle mani dell'Inquisizione. Gli strumenti dell'Inquisizione, quali erano soprattutto denunce anonime che arrivavano, che facevano partire le indagini inquisitorie, e dopo di questo, quando uno veniva accusato, sottoposto a giudizio, c'era ormai ben consolidata tortura, per cercare di obbligare gli eretici a confessare e costringerli ad abiurare. Che cos'è l'abiura? È una pubblica sconfessione delle dottrine eretiche. Se un eretico veniva processato e confessava di aver abbracciato una dottrina protestante, in primo luogo gli veniva chiesto di abiurare, cioè di ritornare pubblicamente all'interno della Chiesa Cattolica. Se uno si rifiutava di abiurare o se comunque non questa possibilità non era considerata praticabile, la pena per gli eretici era solitamente il rogo pubblico come accade in uno dei più famosi a Giordano Bruno nell'anno 1600, condannato a rogo per aver professato dottrine anche, diciamo, riguardanti l'universo, contrarie a quello che diceva la Chiesa Cattolica. Facciamo ora un bilancio finale di quelli che furono gli effetti della Controriforma. Diciamo che apre un nuovo periodo anche storico, soprattutto in Italia, perché
Perché innanzitutto con il Concilio di Trento diciamo che si esauriscono definitivamente le possibilità di una ricomposizione di quella frattura all'interno del cristianesimo. Infatti le chiese luterane, e le chiese protestanti, calviniste, luterane, anglicane andranno per la loro strada. In Italia però, quindi su questo si può dire che c'è un fallimento del progetto di universalizzare il cristianesimo, in Italia però si può dire che con la Controriforma le dottrine eretiche furono definitivamente debellate. Resistono solo alcune piccole focolai in alcune comunità montane, ma niente di minaccioso per la Chiesa. Quindi oltre a debellare la riforma in Italia, la Chiesa Controriforma porterà però anche un cambiamento nel modo di vivere la religiosità, nel senso che aumenta esponenzialmente il controllo della Chiesa sulle coscienze dei suoi fedeli. Perché oltre all'educazione, come abbiamo visto, che però riguardava soprattutto i figli dei nobili o gli alti borghesi, eccetera, tramite i collegi gesuitici, i seminari, in verità lo strumento privilegiato per controllare i fedeli diventa la confessione. Perché la confessione diventa un obbligo con il Concilio di Trento e tramite la confessione il padre confessore poteva facilmente identificare i pericoli di eresia, e quando il confessore trovava un fedele che si dichiarava di essere caduto nel peccato di accogliere alcune dottrine non lecite, il confessore non assolve, non aveva il potere di assolvere, ma obbligava il fedele, se voleva assoluzione, a rivolgersi all'Inquisizione. Quindi anche questo è dato un forte ruolo che proprio ai parroci per controllare in maniera capillare tutta Italia la situazione per cercare di individuare il minimo segno di eresia. Questo controllo capillare della Chiesa sulle coscienze porterà in Italia, si può dire, anche a un certo impoverimento culturale. Perché? Perché c'è molta più paura nel diffondere idee che potrebbero essere in contrasto con la dottrina della Chiesa. Quindi anche idee, opere scritte, grazie all'indice, circolano in maniera molto più difficoltosa. Uno dei casi principali sarà ad esempio quello di Galileo, che all'inizio del Seicento, ancora in piena epoca della Chiesa Controriforma, verrà costretto ad abiurare le sue dottrine sull'universo, e quindi questo darà una grandissima impressione oltretutto a tutta Europa. L'Italia si può dire che un po' si isola dal resto del continente europeo per questo, quindi questo è sicuramente un aspetto negativo. Oltre a questo, possiamo dire che il concetto di eresia, poi nel corso dei decenni, a poco si allarga, viene ampliato, non riguarderà più solo la dottrina o la teologia, quindi chi professava ad esempio che rifiutava la Trinità oppure chi accettava il principio del sacerdozio universale, eccetera, eccetera, ma verranno sottoposti a giudizio inquisitorio anche tutta una serie di comportamenti morali, comportamenti sconvenienti, ad esempio la bestemmia, l'adulterio, tradizioni paganeggianti, eccetera. Ed è per questo che sarà nel periodo della Controriforma che inizierà fin dalla fine del Cinquecento in Europa, non solo in Italia, il fenomeno della cosiddetta caccia alle streghe, uno dei fenomeni più cupi, possiamo dire, della storia moderna, che molti considerano invece un fenomeno medievale, ma invece la caccia alle streghe è un fenomeno proprio tipico, soprattutto del Seicento, non solo la parte cattolica, perché ad esempio anche i luterani furono duri persecutori delle cosiddette streghe, e diciamo che in 2 secoli, dalla metà del 500 alla metà del 700, quando il fenomeno andrà esaurendosi, molte persone, molte donne caddero sotto il giudizio dell'Inquisizione o comunque dei giudici secolari, furono condannate come streghe. Difficile fare un calcolo, però alcuni hanno stimato quasi 2 milioni di vittime per questo fenomeno. La Controriforma avrà anche delle conseguenze, infine, sulla struttura della Chiesa, sul papato, nel senso che innanzitutto il papato dopo il Concilio di Trento si italianizza. Noi abbiamo visto l'ultimo papa straniero, Adriano di Utrecht, precettore di Carlo V, muore nel 1523, e dopo di lui non ci saranno più papi stranieri per più di 400 anni, fino a Giovanni Paolo II nel XX secolo. Quindi il papato si italianizza e si centralizza. Si può dire che il Concilio di Trento è un trionfo del papa, che diventa quasi un monarca assoluto nello stato della Chiesa. Abbiamo visto che i papi avevano paura che per convocare un concilio
portasse a una diminuzione dei loro poteri, succede esattamente il contrario, nel senso che ad esempio i cardinali non saranno più una fonte di opposizione o contropotere rispetto al Papa, ma diventano sempre più dei funzionari del Papa, così come lo Stato della Chiesa, dopo il Concilio di Trento, comincerà a darsi delle strutture burocratiche e diventare uno Stato a tutti gli effetti, come lo erano all'epoca la Francia, l'Inghilterra, la Spagna. Gli effetti di questo potere saranno il fatto che la Chiesa, se tutto farà anche riuscirà anche a espandersi a livello territoriale, conquistare nuovi territori, soprattutto in Emilia, verrà fatto ad esempio il territorio di Ferrara nella fine del Cinquecento, e avrà anche come caratteristica, se vogliamo, positiva, anche una grandissima fioritura artistica e culturale, che vedranno Roma come il centro artistico d'Italia dalla seconda metà del Cinquecento, dove fiorirà un nuovo stile artistico che è il barocco, che è proprio la celebrazione della grandezza e della potenza della Chiesa. Bene, con questi ultimi dati sull'evoluzione della Chiesa della Controriforma, chiudiamo questo ampio capitolo che abbiamo iniziato con la fissione, possiamo dire, delle 95 tesi di Lutero, la diffusione della dottrina protestante e, in queste ultime due lezioni abbiamo visto, la risposta della Chiesa Cattolica.